bentornato nel mio canale YouTube. Buona giornata e fortunata. Vediamo insieme i segni di oggi. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 10 gennaio 2021. Oroscopo acquario di oggi. Luna a due facce, malmostosa di mattina, giocosa la sera. La luna del giorno oggi ha due facce e ve le mostra entrambe, imbronciata in quadratura di mattina, serena e giocosa in sestile nel pomeriggio. Al centro della scena però oggi non sono i sentimenti, tranquilli e quasi abbioccati, piuttosto l'attività intellettuale, capitanata da Mercurio nel vostro segno e dai suoi compagni Giove e Saturno, tutti quanti purtroppo sotto tiro di Marte, che vi agita per un nonnulla rendendovi reattivi e litigiosi. Bersaglio naturale la famiglia, dove vi lasciate andare. All'esterno invece, oltre alla mascherina, mantenete anche una facciata ragionevole e una parvenza di normalità. Tra le pareti domestiche diventate voi stessi, ribelli, anticonformisti, nervosissimi. Lo sa anche il vostro stomaco, che protesta per la gastrite da stress. Astro tarocco del giorno per acquario. Due coppe rovesciato. Nella coppia sussiste solo un'attrazione fisica con povertà di sentimenti, lo scopo dello stare insieme è semplicemente fisico. L'amore che potrebbe nascere risente molto di tanta materialità ed è poco aperto ai sentimenti e all'amore vero. I single potrebbero vivere qualche esperienza con persone impegnate e molto interessate solo alla loro fisicità senza nessun riguardo per l'amore. Oggi vi lascerete condizionare dalle dicerie e dai pettegolezzi. Fate molta attenzione all'invidia dei conoscenti. Potrebbero mettervi in cattiva luce e darvi qualche problema. Non è che allontanandovi dalle persone riuscirete a dimenticare i vostri problemi. Oggi in particolare dovete cercare di aprirvi agli altri e darvi da fare per farvi aiutare concretamente. Non abbiate fretta di concludere quello che per voi è un affare, potrebbe non esserlo. Valutate bene tutte le possibili alternative prima di prendere una decisione. Coronerete presto i vostri obiettivi. Basta non fidarsi dei falsi amici e di quelli che non vi frequentano con lealtà e sincerità. Urano vi concederà qualche spiraglio e qualche emozione. Sappiate farne tesoro per i momenti meno positivi. Gli astri ti consigliano di fare della ginnastica per alleggerirti e per scaricare i nervosismi. Avrai la possibilità di ottenere un avanzamento professionale se sei un libero professionista. Riuscirai a recuperare un credito. Prendi un appuntamento con il tuo dentista per un controllo. La tua giornata sarà difficile perché andrai a cercare il pelo nell'uovo in tutto e per tutto. Avrai a che fare con persone più anziane che ti daranno la loro fiducia. Non c'è speranza più grande che quella di un ritorno d'amore, ma per molti occorrerà una riflessione coraggiosa. Perché sperare che qualcuno torni quando questi non vuol tornare? Dovrete viaggiare sulla classe economica ancora per un po', se volete essere preparati a ciò che avverrà nelle prossime settimane. La pigrizia a volte si impossessa di voi e non vi lascia fino a quando non arriva uno scossone a ridestarvi. Applicatevi di più nelle relazioni se non volete perdere qualcuno di importante. Non è tanto importante in questa giornata quale sia la causa di un vostro litigio con una persona a cui tenete particolarmente. L'importante è che riusciate alla fine a farvi capire e a esprimere quali siano i vostri reali sentimenti nei confronti di questa. Evento del giorno è l'aspetto di congiunzione Mercurio-Giove, Plutone che si crea nel vostro segno. Questo evento esprimerà tutta la sua influenza su voi figli di Urano, apportando una voglia di miglioramento sia sul fisico, di una tonicità scattante, che sulla mente, pronta e lucida. Si presenteranno interessanti occasioni di rinnovamento professionale, specie per gli attori, per chi svolge un'attività connessa col denaro liquido, oppure per chi lavora con l'immagine, i contatti sociali o i viaggi. L'economia personale attraverserà una fase di alti e bassi che diventerà poi crescita attiva portando molti a investire il loro denaro proficuamente. I nati in gennaio avranno modo di sentire gli effetti benefici godendo di un carisma che non esiteranno a sfruttare. Grande risalto avranno infine le nuove conoscenze, specie con stranieri, trasformate in intense amicizie. Giornata variabile, come un cielo tra nubi e soleggiamento, luna imbronciata di mattina allo zenith in quadratura e in combutta con il vostro astro guida Urano e con Marte, ugualmente malmostosi. Poi dal pomeriggio si sgombra, lanciando un sestile realizzativo ai vostri inquilini Giove, Saturno e al piccolo Mercurio.
che subito scalpita per uscire. Peccato che il pianeta rosso lo blindi con un'urticante quadratura, ricordandovi quante faccende trascurate vi restano ancora ad aspettare in casa. Di fatto prende la scusa per risvegliare Venere, che come la bella addormentata nella vostra dodicesima casa non vi guarda nemmeno, ma forse con qualche carezza caliente anche il vostro cuore recupererà il battito normale. E magari anche un po' più accelerato. Amore ed Eros, sentimento nelle retrovie, semplicemente avete altro di cui occuparvi e altro a cui pensare, la cultura per esempio, i vostri sogni, i progetti di lavoro e soprattutto i viaggi, che vi mancano tanto. La vostra affettività è tutta devoluta agli amici, umani e a quattro zampe, in famiglia invece lo scontro si fa sempre più acceso. In coppia sarebbe il caso di pensare alla famosa pausa di riflessione, da single di prendere un appartamento in affitto e cominciare a vivere da soli. Venere è in una posizione felice per il vostro segno, dal buon vicino Capricorno vi tocca direttamente con un'armonizzazione della vita sentimentale. Sappiate farne tesoro. La luna Sagittario favorisce le avventure dal pomeriggio. Lavoro e denaro, di idee e di progetti ne avete a go-go, alcuni sensati, altri fantasiosi, che infatti incontrano subito uno sbarramento. Ecco perché siete di cattivo umore. Naturalmente gli amici e, se li sentite o li incontrate, anche i colleghi, vi danno manforte, catalizzati dal vostro magnetismo e dalla genialità delle vostre idee, ma pensare non basta. Bisogna agire, e su questo fronte oggi vi rivelate piuttosto carenti. I capi vi tartassano, non vi lasciate intimidire e tirate fuori la grinta. Non siete soltanto il segno che ha maniere morbide, ma all'occorrenza potete sfoderare quelle forti. Benessere, mal di testa, di stomaco, di schiena, metteteci anche il fegato in sciopero e quella tossetta che fa subito allontanare gli altri quando li incrociate per strada o al supermercato. No, non siete portatori sani di virus, semplicemente fumatori incalliti o gente che non bada alle temperature ed esce vestendosi a casaccio. Per lei, serata tra amiche scambiandovi confidenze e opinioni, se si cena solo alla giusta distanza, perfino voi trasgressivi dell'acquario siete diventate previdenti. Per lui, che noia, in casa c'è sempre qualcosa che si guasta e a chi tocca aggiustarla se non ha le vostre mani d'oro? Mani sì, ma anche cervello, altrimenti non se ne esce. Colore delle emozioni, ciliegia. Barometro dell'umore, più vigginoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 6. Finanze, 6. Benessere, 5. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.